Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di E poi. Stiamo, come al solito, analizzando il libro Il saggio di morale di Alasdair MacIntyre dopo la virtù. L'ultima volta ci eravamo lasciati dicendo che al piano morale tripartito precedente era stato pian piano tolto ogni segmento. In che senso, che cos'era il piano tripartito? Il piano tripartito a livello morale è semplicemente questo: c'è un uomo di partenza, c'è un come dovrebbe essere l'uomo, pienamente compiuto in tutta la sua umanità, e un'etica che non è altro che tutto il percorso che l'uomo deve fare per essere pienamente se stesso. Ora, in questo schema tripartito dicevamo che un elemento fondamentale di questa morale è certamente il telos, cioè il fine, la fine, ma anche il principio, il telos, il fine, perché appunto bisogna capire qual è l'orizzonte di senso dell'uomo, ma anche il punto di partenza, cioè com'è l'uomo in sé per sé. Ma abbiamo detto che pian piano all'uomo è stato sostituito l'individuo. Chiaramente l'individuo non è l'uomo, ha un'altra accezione. Quando si dice uomo, quando si dice persona umana, intendiamo un aspetto. Quando diciamo individuo, i termini non sono intercambiabili. Cosa accade allora? Infatti, l'individuo ai filosofi normalmente come è concepito? È concepito come una sovrana autorità morale. Cioè un individuo è un soggetto di moralità che decide ciò che è bene e ciò che è male, decide tutto lui secondo un proprio principio di autonomia. Mentre l'impianto, per esempio, morale precedente, quello teleologico, quello cioè che aveva una direzione, aveva un suo senso, ma ora le regole morali ci sono ancora, ma l'orizzonte di senso è cambiato, perché prima c'era una prospettiva. Adesso la situazione è totalmente cambiata, quindi occorre un nuovo orizzonte di senso, per esempio l'utilitarismo, no? Oppure trovare un fondamento alla morale, ma un fondamento nella ragione pratica, come aveva già pensato Kant. Quindi il discorso è semplice. Abbiamo una sostituzione dell'uomo con l'individuo. Di conseguenza, anche il tipo di morale, dovrà essere diversa, considerando che non solo è cambiato il soggetto da uomo a individuo, ma è cambiato il termine, perché in realtà un termine non c'è, dato che l'uomo è, lui stesso l'autorità morale. Ora, i nuovi tentativi di moralità, e ricordo che Alasdair MacIntyre sta facendo tutto questo lavoro di ricostruzione per scoprire com'è che si è arrivati oggi a questo imperativo, tra virgolette, dell'io emotivista. E quindi lui dice: in realtà, quando è stato tolto di mezzo il termine uomo e anche il telos, quindi in un discorso non più religioso di una moralità che dipende da una moralità religiosa, da un punto di vista ulteriore, trascendente. E chiaramente l'uomo ha dovuto sostituire questo impianto con nuovi impianti e questi tentativi sono per esempio l'utilitarismo e un tentativo di fondare la morale in modo razionale, che poi è il progetto kantiano che è stato anche da altri filosofi ripreso. Ora, partiamo con l'utilitarismo, e nell'idea di MacIntyre l'utilitarismo come questo tentativo di fondare la morale in modo razionale, facendo a meno di un termine ultimo, di un qualche cosa, diciamo, di trascendente e allo stesso tempo tradizionale. Per MacIntyre tutte e due queste teorie sono state fallimentari. Allora, prendiamo l'utilitarismo. Uno dei più importanti dell'utilitarismo è stato il Bentham, un filosofo utilitarista londinese e molto conosciuto anche in America. È uno dei primi utilitaristi. Secondo lui la morale, per Bentham appunto, va innanzitutto liberata dalla superstizione. Per lui gli unici movimenti, le uniche emozioni dell'uomo sono il piacere e il dolore. E quindi è il fine
Il fine è avere il massimo del piacere e il minimo del dolore. Ed era convinto, quindi, questo autore Bentham era convinto che la ricerca della propria felicità non va mai in contrasto con la ricerca della felicità di tutti. Anzi, la ricerca della mia felicità ne è il presupposto. Intanto una piccola chiarificazione. Bentham fa un passaggio illecito. E qual è il passaggio illecito? Egli considera qualcosa di psicologico, il sentimento del piacere e del dolore, come fonte della morale. Ora, il sistema di Bentham fu subito criticato. John Stuart Mill, che riprende il pensiero utilitarista di Bentham, dice che il termine la felicità, che da Bentham viene individuata semplicemente con provare piacere e arrivare al piacere, al massimo del piacere e al minimo del dolore, dice il concetto di felicità deve essere amplificato. Tant'è vero che non si può, diciamo, schematizzare in modo così semplice il termine felicità. Tant'è vero che egli distingue i piaceri superiori da quelli inferiori. E così il concetto di felicità per Mill non è un concetto semplice, anzi è piuttosto qualcosa di complesso, e anche perché un concetto semplice di felicità, scusatemi, non ha la possibilità di portarci ad un'azione morale piuttosto che un'altra. E allora la domanda per uno che deve agire sarebbe questa, cioè se il piacere e la felicità coincidono, quale sarebbe la domanda? La domanda dovrebbe essere: qual è il piacere giusto per agire? Anche perché i piaceri sono differenti, ciò che piace a te è capace che non piace a me, e quindi anche le felicità sono differenti. Per esempio, ad uno può giustamente corrispondere piacere e felicità perché beve una bella bottiglia di vino antico, e l'altro invece è piacere e felicità perché va in macchina, ascolta della bella musica a volume alto, e quello dà lui piacere e soddisfazione. E allora il termine piacere, il termine felicità, questi due termini possono essere usati così, in modo semplicistico. Il discorso è molto più complesso. Infatti, l'utilitarismo, cioè quella corrente di pensiero che dice che fondamentalmente ciò che è utile è quello che descrive tutte le mie azioni, e quindi devo andare secondo il mio utile. L'utilitarismo non si può usare in modo così semplice, perché ciò che è utile per te, secondo il tuo schema di felicità, non è utile per me secondo il mio schema di felicità. E mentre abbiamo visto che Bentham aveva detto che la felicità consiste nel provare piacere al massimo e il minimo al dolore, e che il piacere mio non va in contraddizione col piacere degli altri, per cui non c'è problema. Beh, invece qui noi vediamo che nella critica che questo autore Mill fa a Bentham è assolutamente la felicità mia e la felicità di tutti non stanno insieme. E dovremmo domandarci qual è il progetto che si nasconde dietro il termine felicità. Vediamo ancora, cioè, adesso che cosa, mi rendo conto che stiamo ancora di nuovo, parlando in un modo un po' arido, ma in realtà il discorso è questo. Abbiamo, il sistema tripartito di un uomo che ha una sua natura, una sua essenza, di un'etica che è quella disciplina che fa sì che le capacità umane, l'essenza proprio dell'uomo, si sviluppino appieno per arrivare a un termine, cioè a un ciò che l'uomo dovrebbe essere, è stato criticato perché questa teoria finalista è una teoria del dover essere, è una teoria che in qualche modo si basa su un fine che è ulteriore. E siccome questo fine ulteriore è stato tolto di mezzo, e siccome l'uomo, in quanto uomo, è stato sostituito dall'individuo, dobbiamo tentare di fondare un nuovo tipo di morale. E un tentativo di questo nuovo tipo di morale è l'utilitarismo. Ma come vedete, e come stiamo vedendo, l'utilitarismo non si regge. Non si regge perché dice che è utile ciò che ti fa piacere, ma in realtà ogni persona ha un suo piacere. E di conseguenza, se il piacere
e che poi è una questione legata a una dimensione psichica e anche fonte di morale, cioè perché mi porta alla felicità, il mio piacere non corrisponde al tuo piacere e non riusciamo a capire come dovremmo metterci d'accordo e decidere qual è il piacere trainante e quello che invece è secondario. Ora, c'è qualcos'altro da dire ancora sull'utilitarismo? Certo, ma la difficoltà dell'utilitarismo non si ferma a questo, diciamo, a questa prima difficoltà che abbiamo appena individuato, cioè il fatto che il mio piacere è diverso dal tuo piacere e quindi non si capisce quale dovrebbe essere l'utile che ci unisce. Ma, diciamo, l'approfondimento di questa difficoltà è ancora più, diciamo, interessante nel momento in cui, per esempio, soprattutto gli utilitaristi dell'Ottocento erano assillati dal problema: non vogliamo essere ingannati, vogliamo fondare qualcosa di serio, definitivo, vogliamo fare una morale vera e quindi vogliamo scoprire se c'è qualche magagna, e questo è encomiabile il loro desiderio. Ora, un altro autore utilitarista, non so pronunciarne il nome, ma ve lo leggo così come è scritto, dice sempre il nostro autore McIntyre, Sidgwick, arriva a dire che le nostre credenze morali non costituiscono un'unità. Ho una credenza morale, ho un modo di fare, eccetera, ma non costituiscono una unità, un omogeneo. Sono tutte credenze morali eterogenee. E non hanno giustificazioni razionali, cioè noi ci comportiamo in un certo modo e i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti morali corrispondono a dimensioni morali che però non sono collegate tra di loro, ma sono come un accozzaglia, no? E quindi tutte eterogenee, non ci sono giustificazioni razionali nel nostro atteggiamento. Per cui questo autore, Sidgwick, arriva a dire fondamentalmente che è totalmente deluso da questa situazione e che fondamentalmente l'uomo si deve abbandonare all'intuizione. Capite che l'intuizione non ha niente di razionale, eppure questi volevano costruire una morale sicura, una morale che non dipendendo più dall'essenza dell'uomo, non dipendendo più dal fine dell'uomo, ma fosse una morale almeno fondata sull'utile, su qualcosa di certo, di concreto, di matematizzabile, di misurabile, che non ci crea problemi. E invece no, devono arrivare a dire che fondamentalmente la morale si basa su un'intuizione.
Ed ecco qui che questo pensiero, diciamo, di sconfitta di questo autore utilitarista Sigdwick, siamo arrivati a Moore, che riprendendo l'idea che appunto la nostra moralità non crea un unicum, ma sono solo delle intuizioni, lui invece di vedere questo come una sconfitta, considera questa scoperta, cioè che fondamentalmente l'uomo agisce per intuizione, la considerano come una vera e propria liberazione tanto dall'utilitarismo quanto dal cristianesimo. E quindi l'intuizione assurge a qualche cosa di bello, secondo questo autore Moore. Allora, l'utilitarismo, domandiamoci, che c'entra l'utilitarismo di cui stiamo parlando con l'attuale emotivismo? Perché noi stiamo tentando di dimostrare che il mondo emotivista di oggi, dove ognuno sceglie quello che vuole, fa come gli pare, perché è autonomo, libero, e la scelta spesso non è razionale, ma semplicemente è una scelta per scegliere, il nostro autore è convinto che facendoci fare questo percorso arriverà a dimostrare come si è arrivato a questo tipo di io emotivista. Ma prendiamo l'altro tentativo di dare una nuova moralità all'uomo, una moralità che passa da un'impostazione kantiana. Anche l'impostazione kantiana per McIntyre è un'impostazione fallimentare. In che senso? L'idea kantiana, o di questi seguaci di Kant, era fondamentalmente questo: ogni soggetto razionale è logicamente obbligato, in virtù della propria razionalità, a seguire le regole della morale. Quindi io sono un soggetto razionale e dentro di me trovo sono autonomo, e proprio in quella razionalità che mi contraddistingue che io trovo la forza per seguire una regola morale. Eppure, secondo il nostro autore McIntyre, proprio questo schema è votato al fallimento, e prende alcuni autori, ne analizza il pensiero e fa vedere come questo ragionamento, che a noi può sembrare molto, molto fatto bene, perché dice, beh, l'uomo è razionale, quindi sceglie una sua morale e tutto il resto, e invece lui dice, no, questo è proprio fallimentare. Perché lui prende per esempio il pensiero di un certo Alan Gewirth, che dice fondamentalmente che l'uomo, per vivere bene, ha bisogno di due elementi essenziali, la libertà e il benessere, che sono le caratteristiche di ogni azione con successo. Agire liberamente, agire per il benessere. Sono caratteristiche per agire in modo razionale. E fin qui queste caratteristiche sono come dei bisogni. L'uomo vive bene nella libertà, l'uomo vive e sceglie bene nel momento in cui la libertà e il benessere camminano insieme. Lui fa poi, sempre il nostro autore, Alan, non so come si legge, sarà inglese, ma io purtroppo l'inglese non lo so, e poi come sapete i cognomi non sempre si leggono come la pronuncia grammaticale, ma questo autore qui, che dice che la libertà e il benessere sono fondamentali, vengono chiamati diritti. Ognuno ha diritto alla libertà e al benessere. Ed ecco qui la critica del nostro autore, molto interessante, molto sottile. E qual è? Un conto sono i bisogni dell'uomo, che sono legati un po' alla sua umanità. Un conto sono i diritti, perché i diritti, il bisogno, diciamo, è qualcosa di naturale. Il diritto, o diritto alla scuola, il diritto al lavoro, non è qualcosa di naturale. È qualcosa che è legato a un certo schema sociale, ed è un schema sociale che non nasce prima del 400. Tu puoi volere un diritto solo in una società formata, altrimenti non ci sono diritti. I diritti non nascono quindi dall'individuo in quanto tale, ma nascono all'interno di un sistema societario. Quindi quando l'autore Alan Gewirth, così sta scritto, passa dalla parola bisogno alla parola diritto, è
non sta parlando più della stessa cosa. In questo modo c'è qualcosa di surrettizio, cioè la società non è l'individuo, la società è già sono degli individui strutturati secondo uno schema morale, e quando tu parli di diritti tu presupponi già un'impostazione sociale, e non è l'individuo in partenza, ma già è un individuo che è stato rivestito di un abito che gli viene dato dalla società in cui vive, e quindi dici: io ho diritto a le cure mediche, io ho diritto perché sono un cittadino, perché sono... Quindi c'è un contesto sociale che ti descrive. Quindi un conto è il bisogno, un conto è il diritto. E questo è interessante, perché in qualche modo non stiamo rispettando l'idea che bisogna partire da una moralità fondata solo sul soggetto individuo. Come va a finire questa storia? Ecco, io mi fermo qui, vi lascio con questo punto interrogativo per il prossimo appuntamento.